Non ti inquietare quando non puoi meditare. Non puoi comunicarti e non puoi attendere a tutte le pratiche divote. Cerca in questo frattempo di supplire diversamente col tenerti unita a nostro Signore, con una volontà amorosa, con le orazioni giaculatorie, con le comunioni spirituali. Pace e bene, carissimi amici. Ci ritroviamo oggi ad ascoltare alcuni consigli che ci vengono dall'esperienza spirituale di Padre Pio. Oggi il pensiero della buona giornata è indirizzato ad una figlia spirituale che chiedeva spesso a Padre Pio indicazioni per una via di vera santità. È Assunta di Tommaso. A questa figlia spirituale Padre Pio scrive: non ti inquietare quando non puoi meditare, non puoi comunicarti e non puoi attendere a tutte le pratiche divote. Cerca in questo frattempo di supplire diversamente col tenerti unita a nostro Signore con una volontà amorosa, con le orazioni giaculatorie, con le comunioni spirituali. È bello sottolineare quanto Padre Pio, in forza della sua esperienza, suggerisce alle anime. Egli infatti dice: non ti inquietare quando non puoi meditare, non puoi comunicarti e non puoi attendere a tutte le pratiche divote. C'è differenza, cari amici, dal non potere e dal non volere. Secondo me dobbiamo stare molto attenti a questa sottigliezza che poi fa quello che è più importante. Per poter vivere una vita veramente spirituale non bisogna scoraggiarsi quando non possiamo fare ciò che non dipende dalla nostra volontà. E saper offrire, anzi, come dice Padre Pio, nel frattempo cerca di supplire diversamente, con il tenerti unita a nostro Signore con una volontà amorosa, con le orazioni giaculatorie, con le comunioni spirituali. In pratica, Padre Pio traduce quello che Sant'Agostino un giorno scriveva: se continuo sarà il tuo desiderio, continua sarà la tua preghiera. E allora non tanto l'attenzione alla preghiera attuale, quanto l'impegno nella preghiera abituale, cioè il pregare sempre. E il pregare sempre vuol dire tenere il nostro cuore costantemente unito al Signore. Questa era la vita di Padre Pio. Egli viveva in continua comunione con il Signore. I suoi occhi erano sempre rivolti al Signore, senza mai staccarli dai fratelli. Il suo cuore batteva all'unisono con il cuore del Signore. Ecco perché poi poteva dare questi suggerimenti, perché le figlie spirituali non si scoraggiassero nei momenti di difficoltà. E questi pensieri, cari amici, Padre Pio li fa giungere oggi anche a noi. Facciamone tesoro. Pace e bene.